aspettiamo ancora 2 minuti, 3 minuti, vediamo, la sala si sta riempiendo. Sì, dai. Aspetta Fabio, che dobbiamo annunciare la partenza dello streaming. Sì. Dobbiamo, c'è un Matteo in linea. Va bene, fai, gestisci tu questo. È partito. Su internet, pagina Facebook. Pagina Facebook. Noi YouTube. Noi YouTube. Allora, un attimo di attenzione, siamo già in diretta sia su Facebook che sul canale YouTube, quindi siamo già in diretta, possiamo partire. Direi si possono chiudere. Hanno cominciato loro. Buonasera a tutti. Io sono Fabio Burigana, il direttore della scuola di Ippocrate. Ho l'onore di presentarvi il professor Federico Faggin. Il professor Federico Faggin, come il professor Giovanni Maio, rappresentano due pilastri dell'idea che vogliamo portare avanti nella scuola di Ippocrate. Il professor Maio, che ha parlato ieri, è il nostro riferimento per l'etica medica. Noi vogliamo trasformare una medicina che ha come motore l'economia in una medicina che ha come motore l'etica medica. E vogliamo fare questo salto tra una visione meccanicistica, deterministica, che oggi impera, con una visione dell'uomo e del mondo che riesce a guardare oltre il materiale, che riesce ad andare a superare il paradigma oggi dominante e quindi riesce a trovare con metodo scientifico una visione sovrasensibile dell'uomo e del mondo. Nella medicina moderna è mossa sostanzialmente da interessi economici, ma non lo dico come un male, perché questo sistema per tanti anni in qualche modo ha funzionato. Io dico nel Novecento fino all'inizio del 2000 ha funzionato e sicuramente la medicina ha fatto grossi progressi, non sarò sicuramente io medico a negarlo, ma in questo momento si sta mostrando in gravissima crisi. Questo paradigma non funziona più, non funziona più per la salute delle persone, come non funziona più una medicina mossa dall'economia. Per questo noi abbiamo fatto una scuola di Ippocrate, una scuola nuova, una scuola che vuole comunque rimanere nel terreno della scienza, ma una scienza che abbia la forza di pensiero sufficiente, una forza di pensiero che possa permettere di uscire da questa visione meccanicistica, deterministica, che non solo imperante,
è l'unica considerata valida oramai nel mondo medico, ma anche oltre il mondo medico. Sono molto cosciente che noi siamo una nicchia, ma questa nicchia è fondamentale. Noi dobbiamo crescere, dobbiamo acquisire sempre nuovi strumenti di conoscenza, dobbiamo avere la capacità e la forza di portare il nostro pensiero oltre questo paradigma, oltre il paradigma economico e oltre il paradigma riduzionistico e meccanicistico. Quindi la scuola di Ippocrate ringrazia tutti voi che siete qua. Soprattutto ringrazio il professor Faggin, che ancora una volta si è dimostrato con la capacità di riconoscere il tipo di lavoro che facciamo noi. Noi diciamo al professor Faggin che il suo apporto per noi è importantissimo e fondamentale, come quello del professor Giovanni Maio, che ieri ci ha intrattenuto con l'etica medica. Io ho finito, vicino a me c'è il professor Sergio Gaiti, che sarebbe il vice direttore della scuola. Io mi occupo della parte scientifica, il dottor Sergio Gaiti. Il professor Sergio Gaiti si occupa soprattutto della parte relazionale, sociale, che deve essere assolutamente recuperata nell'ambito terapeutico. Bene, a questo punto io lascio la parola al professor Faggin, che farà una presentazione. In seguito ci saranno sicuramente tantissime domande per chiarire la sua visione, che a mio avviso è una visione che può essere trainante in questo superamento della visione attuale predominante. Grazie Fabio. Puoi dire due parole più? Dico solo una cosa breve, è stata veramente una bellissima coincidenza, se così si può chiamare, perché il professor Faggin ci ha donato una meravigliosa lezione all'interno della scuola e proprio durante questa lezione a me è venuto così spontaneo dire: ma professor Faggin, perché non viene anche in presenza quando facciamo l'incontro con tutti gli allievi? Lui subito, essendo una persona davvero gentilissima e disponibile, ha detto di sì. Però, come sapete, con persone così impegnate, e tra l'altro questa è la sua 68esima conferenza quest'anno, a partire da aprile, quindi occuparsi di coscienza è anche un apporto di anti-aging molto importante, quindi sicuramente conviene a tutti. E è stata una coincidenza incredibile, perché lui era già a Roma esattamente oggi, quando c'era la scuola di Ippocrate. Quindi sembrava che ci eravamo già messi d'accordo su un altro piano e quindi è stato tutto molto facile. Vorrei solo aggiungere una piccola nota personale. Oltre a essere una persona che ammiro e stimo come tutti noi, che in coerenza e non solo arricchisce questo ampliamento di coscienza che noi vogliamo portare all'interno della scuola, è anche davvero una persona estremamente umile e umanamente sorprendente, visto che ho potuto conoscerlo oggi. Quindi volevo solo condividere questa piccola nota personale, perché, come ha detto il caro Fabio, occupandomi dell'aspetto sociale e dell'aspetto relazionale nella scuola, noto sempre quanto è importante che chi porta qualcosa non solo porta un contenuto, ma porta anche se stesso e la sua entità. Quindi, professor Faggin, the floor is yours. Grazie. Grazie, mi sentite bene? In fondo mi sentite? Ottimo, grazie. È un piacere essere qui con voi, anche se è stata una corsa da Roma. E prima di parlarvi della teoria vorrei dirvi qualcosa della mia vita, perché una persona che ha fatto fisica tipicamente è un materialista, e io non ero un'eccezione. Avendo fatto fisica, dopo un po' avevo accettato i principi materialisti e riduzionisti della fisica. Dopo tutto funzionano, si possono costruire computer con questi principi, si fanno razzi, macchine incredibili, quindi la cosa funziona. E per me, siccome io ero un meccanico,
Mio padre era professore di filosofia e storia al liceo classico, traduttore dell'Enneadi di Plotino, ha scritto i testi del liceo di storia della filosofia, per esempio, che erano adottati negli anni 60, 70, forse anche 80, in tutta Italia, e ha scritto su Schopenhauer, sui neorfici, su Teilhard de Chardin, su Meister Eckhart, eccetera. Quindi mio papà aveva una cultura filosofica enorme e io ero il meccanico di casa, io piantavo chiodi, io facevo aeromodelli, io facevo tutto tranne che queste cose, perché quando ero ragazzino mi piaceva capire come funzionano le macchine. Le macchine si potevano capire, le persone no, i ragazzini no, perché ti ingannano, ti fanno sgarbi, ti dicono menzogne. Invece le macchine si possono capire. Quindi per me il bisogno di capire è quello che mi ha portato avanti nella vita, e ho fatto fisica proprio perché volevo capire come funzionano i transistor, per esempio, transistor che ho usato e ho, quando ho progettato per il 60% e costruito un computer sperimentale lavorando all'Olivetti nel 61, quando avevo 19 anni, avevo 4 tecnici che lavoravano per me, tutti più vecchi di me, e io sono riuscito a progettare, costruire questo computer che ha funzionato. Però poi ho deciso che volevo capire come funzionano i transistor, perché i transistor, per capire come funzionano, bisognava imparare la fisica quantistica, che non avevo mai studiato alle scuole industriali che avevo fatto all'Istituto Tecnico Industriale. E quindi ho fatto fisica a Padova, mi sono laureato in meno di 4 anni con la lode, e poi ho fatto un paio di lavori in Italia, ma il mio primo lavoro, diciamo, molto creativo, l'ho fatto negli Stati Uniti nel 68, quando, lavorando alla Fairchild Semiconductor, che è la ditta che ha inventato il processo per fare i circuiti integrati, il processo planare, ho sviluppato un nuovo modo per fare i transistor MOS, mettendo una porta di silicio invece che sostituendo una porta di metallo, e questo sembra una banalità, ma ha comportato cambiare completamente il processo di fabbricazione, e in questo modo si potevano fare tutti i pezzi mancanti per fare un computer in un singolo chip, quindi il microprocessore, le memorie RAM dinamiche, le memorie non volatili, CCD, tutti questi dispositivi sono stati resi possibili da questa tecnologia. Sono finito all'Intel nel 70, ho progettato il primo microprocessore al mondo, il 4004, e tutti i primi microprocessori dell'Intel, e poi, siccome l'Intel non aveva ancora capito il potenziale del microprocessore, ho creato la mia prima azienda, la Zilog, quando avevo 32 anni, nel 74, e lì ho sviluppato, insieme naturalmente agli ingegneri che facevano parte della ditta, la Z80, che è stato un microprocessore di terza generazione che ha avuto un grandissimo successo e ancora oggi in produzione, 46 anni dopo. Quindi ho iniziato quindi una carriera di imprenditore che mi ha portato a sviluppare altre parti di me che non erano sviluppate facendo l'ingegnere, l'inventore, il capo di progetti. Quando ho lasciato l'Intel avevo 80 persone che lavoravano per me, ma era tutto, quasi tutto l'R&D dell'Intel, di cui 60 di quegli 80 erano ingegneri, e tecnici, scienziati fisici. Quando uno deve progettare un nuovo prodotto, deve sapere come sarà il mercato quando il prodotto sarà pronto. Come si fa a sapere com'è il mercato quando il prodotto sarà pronto? Nessuno lo sa, non c'è nessuna equazione della fisica che ci dice come sarà il mercato fra
tre anni, cinque anni, o addirittura anche fra tre mesi. Quindi ho dovuto sviluppare e credere di più in me stesso l'aspetto intuitivo e poi l'aspetto che chiamo la pancia, cioè la capacità di prendere decisioni coraggiose, prendere dei rischi, perché non si può essere sicuri di come sarà il futuro. Questo mi ha dato delle marce in più poi, quando più avanti mi sono accorto che, pur avendo raggiunto tutto quello che il mondo dice che se uno lo raggiunge dovrebbe essere contento, io non ero contento. Quando ho venduto la mia prima azienda e avevo risolto anche i problemi finanziari per il resto della mia vita, perché non dovevo più lavorare se volevo, mi sono accorto che avevo trascurato me stesso e non ero contento per niente, ma non capivo perché. Dopotutto io avevo creduto nel materialismo, nel riduzionismo, avevo fatto tutto quello che questa etica dice che se uno fa bene dovrebbe essere contento, avevo una bellissima famiglia, tutti sani, avevo più soldi di quelli che mi servivano non dovevo più lavorare se volevo, ero famoso, che cosa vuole uno di più? E invece non ero contento, però non mi sono accorto subito che non ero contento, c'era qualcosa che non andava, però facevo finta di niente, facevo finta di essere felice perché dovevo essere felice, perché così dice il mondo, però non lo ero. Ed è stato proprio il coraggio che ho sviluppato facendo l'imprenditore che a un certo punto mi ha permesso di mettere il pugno giù e dire no, non sono contento e voglio capire perché. E quello era un momento in cui stavo studiando le reti neurali, parlo degli anni 80, fine anni 80. Le reti neurali sono le strutture dei computer che hanno permesso di, reti neurali artificiali, le strutture del computer che hanno permesso di fare questa intelligenza artificiale che conoscete oggi. A quel tempo chi faceva intelligenza artificiale considerava le reti neurali una stupidaggine e invece poi si sono rivelate la soluzione dei problemi che le loro idee non riuscivano a risolvere. E io volevo capire che cos'è la coscienza, perché studiando i testi di neuroscienza, leggendo quello che dicevano questi testi, a un certo punto mi sono chiesto, ma un momento, questi libri che discutono come noi, per esempio, riconosciamo il profumo di una rosa attraverso i fenomeni noti, cioè la rosa emette delle molecole, le molecole finiscono nel epitelio del naso, dove ci sono questi sensori, queste cellule che trasformano alcune molecole, la forma di queste molecole in segnali elettrici, finiscono nelle reti neurali biologiche che ci sono nel cervello, il cervello riconosce il pattern, il modello e dice rosa. Ma io dico, ma un momento, ma io sento il profumo della rosa, e il profumo della rosa da dove viene? I segnali elettrici va bene, quelli sono correlati, ma il profumo, non c'è niente nella fisica che ci dice come da segnali elettrici si può arrivare a sensazioni e sentimenti dentro di noi. Tra l'altro noi abbiamo un'interiorità che la scienza di cui la scienza non parla, perché la scienza fa solo misure dall'esterno. E quindi quell'interiorità che noi proviamo, da dove viene? Avevo scoperto quello che poi il filosofo famoso David Chalmers ha chiamato il problema difficile della coscienza, ha chiamato queste sensazioni e sentimenti qualia, e ha detto che i qualia sono questi, i qualia rappresentano un problema irrisolto della scienza, e essenzialmente quasi tutti gli scienziati hanno letto queste cose, quelli che sono interessati hanno capito che è così, però insistono a dire che i qualia sono fenomeni emergenti del cervello, della complessità del cervello, cioè emergono dal funzionamento del cervello come struttura informazionale, informatica, e basta. Quindi a un certo momento noi sentiamo, proviamo
proviamo sensazioni e sentimenti, però il cervello ha già deciso lui. In altre parole, le sensazioni e i sentimenti non sono la causa di quello che noi facciamo, sono l'effetto del cervello che prende le sue decisioni come cervello, e noi semplicemente siamo messi in... ci siamo informati dal cervello, la nostra coscienza è informata dal cervello, e quindi la coscienza è semplicemente un epifenomeno, non è nemmeno un fenomeno, e quindi non vale neanche la pena di studiarlo. Quindi questa è stata la situazione finora. Pochissimi scienziati si sono avventurati in questa direzione. Uno di questi è Penrose, che ha vinto il premio Nobel 2-3 anni fa, ed è un famoso fisico matematico, bravissimo, però non ha mai definito che cos'è la coscienza, ha solo cercato di dimostrare che la coscienza deve essere un fenomeno quantistico. Comunque il fatto che la coscienza fosse un fenomeno quantistico, come ipotesi, era nata già a livello di Schrödinger, a livello di Pauli, a livello di Planck, i quali consideravano la coscienza che in qualche modo potesse essere spiegata soltanto con fenomeni quantistici. E quindi non si è fatto un passo avanti. Il passo avanti è stato fatto recentemente con un paper che il professor Dariano ed io abbiamo scritto due anni fa, il quale propone che la coscienza sia un fenomeno quantistico che funziona nel seguente modo. Per spiegarlo un pochino devo fare un passo indietro e dirvi la differenza tra la fisica classica e la fisica quantistica, perché queste sono due fisiche che hanno caratteristiche completamente diverse. La fisica classica è la fisica di Newton, la fisica di Galileo, Newton, che la fisica fino al 1900, in cui oggetti macroscopici si comportano, sono descritti come moto nello spazio e nel tempo e come forze di urto, per esempio, o forze gravitazionali o forze elettromagnetiche, ma sempre come oggetti macroscopici che sono deterministici. Deterministici vuol dire che lo stato di un sistema complicato, lo stato nel momento successivo allo stato precedente, deriva interamente dalla conoscenza dello stato precedente ed è una trasformazione univoca, una trasformazione deterministica tra lo stato precedente e quello successivo. Quindi sono sistemi deterministici, vuol dire che non ci può essere libero arbitrio, perché il sistema è descritto interamente dalle equazioni, da queste trasformazioni, da stato a stato a stato a stato. E quindi nel contesto della fisica classica il libero arbitrio non potrebbe esistere. Se non esiste il libero arbitrio, anche la coscienza non ha senso, o può esistere ma non può farci nulla, nel senso che la coscienza ha senso solo se ci dà delle informazioni che ci permettono di decidere con libero arbitrio di fare qualcosa che vogliamo noi, non qualcosa che vogliono le equazioni. Quindi, soltanto se esiste il libero arbitrio, la coscienza ha senso. Sarebbe altrimenti come guardare un film in cui ci siamo noi, e noi guardiamo il film in cui ci siamo noi, la coscienza guarda il film in cui ci siamo noi, e quello che succede lì non ha niente a che fare con quello che voglio io, nel senso che vedo me stesso fare una stupidaggine, ma non ci posso fare niente, perché la stupidaggine la fa il cervello ma non io coscienza. Quindi perché la coscienza non è libero arbitrio. Quindi la coscienza è essenzialmente un epifenomeno, come è definita dalla scienza oggi. La fisica quantistica invece è completamente diversa dalla fisica classica. La fisica quantistica è nata da fenomeni che la fisica classica non riusciva a spiegare, fenomeni che avvenivano a livello di atomi, molecole, particelle elementari, e alla fine di un periodo di una ventina, 20, 25, 30 anni, ha raggiunto un livello in cui è stata formalizzata, e l'essenza della fisica quantistica è questa, che la realtà è fatta
di campi quantistici, i cui stati sono quelle che chiamiamo particelle elementari. Quindi, per esempio, il campo quantistico degli elettroni è come, immaginate una moneta ha due facce, no? Testa e croce, quelli sono gli stati della moneta. Nel caso del campo, immaginate una moneta che si estende all'infinito e gli stati della moneta sono tutti gli stati di questa moneta, che sono però connessi con la moneta, non si possono staccare dalla moneta questi stati, come non si può staccare la testa o la croce della moneta. Quindi l'ontologia, secondo la fisica quantistica, è nel campo quantistico e le particelle elementari non sono oggetti. Nella fisica classica sono oggetti, ma nella fisica quantistica sono stati di campi. E questi stati sono predicibili soltanto con probabilità. Quindi la fisica quantistica, per esempio, ci può essere una legge nella fisica quantistica che ci dice le probabilità che in ciascun punto dello spazio si manifestino questi stati, però non ci dice quale stato si manifesterà. Quindi la fisica quantistica ci dice solo quello che possiamo conoscere della natura, ma non lo stato che si manifesterà. E questa differenza fondamentale è una differenza cruciale, perché ci dice che, essendo soltanto probabilistica e non può determinare lo stato che si presenterà, difatti si chiama collasso della funzione d'onda, quella è un nome per indicare un qualcosa che la scienza non ha, che non è algoritmica, che avviene un collasso, non si sa come, in cui da molti stati possibili si arriva a uno stato che è quello che si manifesta. Ecco, noi diciamo, e quando dico noi, parlo anche del professor Dariano, che è il coautore di questo articolo che abbiamo scritto 2 anni fa, Giacomo Mauro Dariano è uno dei top 10 nel campo dell'informazione quantistica, lui e i suoi collaboratori nel passato, io non c'entro con questo lavoro, è riuscito a dimostrare che la fisica quantistica deriva interamente da informazione quantistica. Quindi l'informazione quantistica è ancora più fondamentale della fisica quantistica, e dalla fisica quantistica emerge la fisica classica. Quindi il determinismo della fisica classica è un caso speciale dell'indeterminismo e del probabilismo della fisica quantistica. Quindi il meno viene dal più. Il più è l'indeterminismo e il probabilismo, il meno è il determinismo. Quindi la scienza che pensa che la realtà sia determinista, che è il materialismo tipico con cui molti scienziati pensano oggi, anche i fisici pensano così, molti, pensano che sotto sotto la fisica, quella che si misura è deterministica chiaramente, ma la fisica quantistica sia un qualcosa che riesce a spiegarci quello che si misura, ma non ha una realtà, non è ontologia la fisica quantistica. Quindi siamo in questa fase di transizione, quindi che anche i fisici quantistici, benché usino le equazioni della fisica quantistica, sanno come funziona e così, non la capiscono, infatti lo confessano loro stessi, però dopo sotto sotto pensano che la vera realtà, questa qua, questa che si misura, questa che si tocca con il corpo, è deterministica. E quindi la coscienza è un fenomeno di un corpo che è considerato deterministico. Chi studia la biologia pensa che la biologia sia deterministica e sia classica, un fenomeno classico, e invece non è così per niente, ne parleremo dopo. E quindi siamo in un impasse che viene risolto semplicemente dicendo una cosa che è come l'uovo di Colombo. La fisica, l'informazione quantistica, da cui deriva la fisica quantistica, l'informazione quantistica ha una proprietà strana che nessuno capisce, è accettata, è stata scoperta negli ultimi 20 anni, non è una cosa di 100 anni fa, L'informazione quantistica non è clonabile, è un teorema, non è riproducibile, non si può copiare,
non si può conoscere da fuori, non solo, ma quello che si può conoscere di uno stato quantistico, altro modo di dire informazione quantistica, è un bit classico per ogni quantum bit che rappresenta lo stato quantistico. Quindi lo stato quantistico è rappresentato da quantum bits, che sono estensioni del bit classico, e questi quantum bits sono entangled, hanno degli stati in comune che non si possono rappresentare nello spazio-tempo. Mi rendo conto che c'è da fumare, no? Il cervello fuma quando uno dice queste cose, però sono relativamente semplici a livello proprio di cosa sto dicendo. Un quantum bit è un'infinità di stati che si può immaginare come ogni punto sulla superficie di una sfera. Quindi se avete una sfera, ogni punto sulla superficie della sfera è uno stato del quantum bit. Quindi rappresenta una direzione nello spazio tridimensionale, una direzione che il mio dito, se si muove in tutte le direzioni, copre la superficie di una sfera, e mentre il bit classico è 0 o 1. Quindi quando uno misura un quantum bit, qualsiasi direzione lo misuri troverà 1 o 0, cioè misurerà è in questa direzione oppure nella direzione opposta, e la teoria ci può dire solo la probabilità che sia in questa direzione o nella direzione opposta, non ci dice che misureremo 1 o 0, ci dice solo la probabilità di 1 e probabilità di 0. Se lo misuriamo in questa direzione, 1, probabilità di 1, probabilità di 0, e così via. Quindi la fisica quantistica, che è rappresentata, lo stato quantistico è rappresentato da questi quantum bit entangle vuol dire che sono correlati in qualche modo, hanno degli stati in comune. Quando ne misura uno, l'altro automaticamente assume il valore correlato. E quindi, e questo indipendentemente dalla distanza. Questa è una proprietà fondamentale della fisica quantistica che non è, si dice, no, è una proprietà non locale, perché richiederebbe, se fosse un sistema per esistere nella fisica classica, richiederebbe una velocità superiore a quella della luce. E quindi la fisica non sarebbe più la fisica classica che abbiamo in mente. Nessuno capisce perché esiste l'entanglement, però anche lì esiste l'entanglement e ne esiste il teorema di non clonazione. Il teorema di non clonazione quindi sotto sotto sta dicendoci che l'informazione quantistica rappresenta un'esperienza di un sistema che è in quello stato, di un sistema quantistico che è in quello stato. Cioè, il fatto che l'informazione quantistica non è conoscibile da fuori, diciamo, ma è conoscibile da dentro, dal sistema che è in quello stato. Ecco quindi che possiamo in questo modo spiegare perché esiste informazione che non si può conoscere. È informazione che si può conoscere, ma si può conoscere solo da dentro. E ha le proprietà esattamente della nostra esperienza, perché quello che io provo dentro di me non ve lo posso dare, non ve lo posso trasferire, ve lo posso soltanto spiegare usando simboli. I simboli che uso sono simboli classici, condivisibili. I bit si possono copiare, le mie parole si possono registrare in un registratore, si possono copiare. Quindi i simboli sono una parte fondamentale della realtà, che sono quello che questi enti coscienti devono usare per comunicare quello che provano dentro di loro. Quindi l'informazione quantistica rappresenta una realtà profonda, una realtà interiore dell'universo, in cui esiste un'esperienza, e i simboli classici sono quelli che sono necessari perché questi enti coscienti possano comunicare la loro esperienza tra di loro. Quindi ecco che c'è una ragione per cui esiste informazione quantistica non clonabile, privata, esattamente come è privata la nostra esperienza, esistono simboli classici come questi oggetti, come i computer, come il corpo nostro, che sono simboli che sono copiabili e che sono
e quindi condivisibili e quindi possono essere utilizzati per comunicare la cosa più importante, che è quello che proviamo noi, dentro di noi. Quindi la nostra esperienza è la vera ontologia. E quello che conta è che la fisica non può dirci nulla di quella che è la cosa più importante, che è quello che proviamo, del significato che proviamo dentro di noi. La fisica si ferma al bordo della vera ontologia dell'universo, che è la nostra esperienza. La nostra esperienza avviene prima della materia. I simboli seguono l'esperienza, non viceversa. E di fatto l'informazione della fisica è un'informazione che non ha nessuna rilevanza con il significato, e sono solo probabilità che un certo simbolo sia emesso nello spazio-tempo. Tutto qua. Quella è la definizione di informazione della fisica. Mentre per noi l'informazione senza significato non è informazione, è semplicemente simbolo senza significato. Quindi questo veramente cambia completamente la natura della realtà. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che la fisica che pensava di spiegare tutto, spiega solo l'aspetto simbolico della realtà, ma l'aspetto più profondo della realtà è l'aspetto della nostra esperienza, che è descrivibile, anzi non descrivibile, rappresentabile soltanto da informazione quantistica. Mi fermo qua perché questo vi dà una visione globale, poi adesso tu mi farai delle domande, mi farete delle domande, io procederò. Allora, inizio io con una considerazione che ovviamente non ho mai sentito nell'ambito della fisica, questa affermazione che per me è potentissima. L'ontologia è l'esperienza, e in quanto tale l'esperienza interiore. Noi normalmente, appunto nella teoria dei qualia, i qualia sono dei fantasmi, la realtà è questa, la realtà è il misurabile, mentre qua, come dire, si girano completamente, si gira la realtà è l'esperienza. La vera realtà è l'esperienza, e però siccome noi abbiamo bisogno di simboli per conoscere noi stessi, allora anche i simboli in un certo senso sono fondamentali, perché senza di essi non potremmo conoscere noi stessi, perché io non posso trasferire quello che provo a un altro senza simboli. Quindi è necessaria sia la fisica quantistica che la fisica classica, tutte e due sono necessarie, ma viene prima in un certo senso a livello logico e a livello proprio di ontologico, viene prima la fisica quantistica, che si riferisce al significato, all'esperienza, che la fisica classica, che si riferisce ai simboli, a ciò che si può misurare, ciò che è condivisibile. La prima è privata, soggettiva, la seconda è pubblica e oggettiva. Questo lo vedete tutti in maniera leggermente diversa, ma questo oggetto esiste per tutti. La mia esperienza, se io non vi dico niente, non esiste, esiste solo per me. Ma questo ci dice una cosa importantissima, ci dice che la realtà più profonda è accessibile alla nostra coscienza, è accessibile a quello che noi possiamo conoscere di noi e degli altri attraverso comunicazioni che ci permettono di conoscere non solo noi stessi, ma anche gli altri in connessione con noi, e soprattutto usando simboli classici entrare in risonanza tra di noi e creare stati comuni che ci permettono di crescere in maniera incredibile. Quindi questo significa che la realtà interiore è più reale della realtà esteriore. Sì, benché tutte e due. No, esiste. Per l'amor del cielo, non metti in dubbio, ma stresso questo, perché sì, normalmente è l'opposto. Cioè, anzi, non è nemmeno l'opposto, perché
La scienza oggi dice che quello che proviamo dentro è epifenomenale, cioè non esiste il fenomeno, un fenomeno che non può causare nulla, non esiste, è un'immaginazione, è un qualcosa di così, che non ha significato perché non può agire nella realtà. Ma per esempio, invece io dico, quello che, per esempio, quando io dico ti voglio bene, non è perché rispondo a un segnale elettrico del cervello, è perché rispondo a quello che io, che non sono un corpo, io, questo campo cosciente, prova, è l'amore che provo per mio figlio, che non è nel corpo, che agisce, quindi questo campo agisce sul corpo e fa dire al corpo ti voglio bene. È completamente diverso di come dice la scienza. La scienza dice che io... qualcosa succede nel cervello che mi fa dire ti voglio bene e allora provo l'amore. Cioè, è esattamente l'opposto. La causa delle nostre azioni sono le sensazioni, la comprensione cosciente che abbiamo e il libero arbitrio che ci permette di comunicare con il corpo e agire nel mondo. Quindi il libero arbitrio si riferisce alla capacità che abbiamo come enti coscienti, e quando dico enti coscienti non immaginate il mio corpo, ma un campo in cui il mio corpo esiste, e questo campo, quando comunica con il corpo, trasforma una parte del significato che ha dentro di sé in segnali che vanno al corpo, il quale poi automaticamente usa questi segnali per farmi dire le parole che io dico. Quindi immaginate il corpo come un drone che è controllato top down, gli dico vai a destra o vai a sinistra, e non devo mica fare tutti i dettagli delle trasformazioni perché il drone vada a destra o a sinistra. Io quando la mia immaginazione automaticamente porta dei segnali che vanno al cervello, l'immaginazione che esiste in questo campo, al cervello il mio pensiero va lì e il corpo parte da questi segnali e dice le parole che dice. Quindi le parole che io dico sono un automatismo che parte da questa informazione, che io chiamo informazione viva, per distinguerla dall'informazione classica e dall'informazione quantistica, è l'informazione che va a finire all'interno delle cellule, che causa le cellule quelle trasformazioni necessarie per poi far partire l'automatismo che ci permette di funzionare nel mondo. Del mondo reale, nel mondo dello spazio-tempo. Anch'io sto rompendo il ghiaccio, intanto pensate le domande. Allora, questo capirà che ha un'implicazione importantissima per quanto concerne la terapia e qual è l'obiettivo della terapia nel momento che si cambia la visione ontologica. Circa 15 anni fa, io sono di Trieste, no? C'è il centro di fisica e vi avevo proprio organizzato un convegno sulla fisica quantistica in biologia. E qua abbiamo un altro passaggio. Se non ricordo male erano 15 anni fa e devo dire c'erano alcuni fisici che si occupavano di fisica quantistica a tutto il mondo di una certa importanza. Mi ricordo che ho fatto esattamente questa domanda. Ma la fisica quantistica ha una qualche implicazione nei fenomeni biologici? 15 anni fa mi dissero no, assolutamente no, perché come sai meglio di me, il corpo è troppo too busy, too hot, bla bla bla. Bla 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 bla. Un anno dopo sono usciti fuori che i sistemi enzimatici si può spiegare unicamente con fenomeni quantistici. Cioè, intendo dire, c'è un movimento della fisica quantistica nel vivente. Ma vuol dire che nessuno pensa alle cose più banali, no? Quando uno vuole descrivere l'interazione tra un atomo e un altro atomo, uno alla volta, proprio un atomo con un atomo, quella è tutta fisica quantistica. Non si può descrivere quell'interazione con la fisica classica, tranne una piccola parte, ma la vera interazione, va bene, che poi... da cui scattano, per esempio, vengono emessi dei fotoni, oppure c'è un cambiamento di stato quantistico, quella lì non si può spiegare con la fisica classica.
Quindi vuol dire che d'altra parte i fisici non hanno mai pensato alle cellule, non hanno mai studiato biologia, no? Sono i biologi che dovrebbero capire queste cose, perché sono quelli che studiano, ma loro non hanno studiato mica tanto di fisica quantistica, non sanno niente, hanno studiato la biochimica, ma la biochimica è fatta su sistemi, sulle proprietà di atomi e molecole, quando sono proprietà di massa, cioè quando uno mette miliardi di atomi insieme, ha delle proprietà di questo insieme di atomi che sono proprietà statistiche, e quelle proprietà statistiche non sono le proprietà di un atomo che interagisce con un altro atomo. È proprio lì l'inganno, no? E la gente, e molti non hanno ancora capito queste cose banali. Quasi tutti. No, ma, Federico, ti volevo chiedere una cosa. Puoi magari ripetere ancora la differenza tra informazione classica, informazione quantistica e quello che tu chiami informazione viva? Per esempio, prendendo l'esempio dell'amore. Sì. Allora, io provo amore. Allora, questo amore che provo è uno stato quantistico di un campo quantistico che sono io. E questo stato quantistico si può rappresentare con quantum bits che sono entangled. Però non si può conoscere da fuori. Questo stato non è conoscibile da fuori, è solo conoscibile da dentro come amore, da me. Io lo conosco come amore. Nessuno lo può conoscere da fuori. Quindi è qualcosa di privato, inconoscibile da fuori, ma conoscibile da dentro, che però io, se sono connesso con una, posso comunicare una porzione di questo stato con simboli classici. Questi simboli classici però sono quello che chiamo informazione viva, non sono ancora i bit del computer, e spiego perché. In una cellula vivente, prendiamo un elettrone è una particella elementare. Come tale, questa particella elementare può rappresentare informazione, può rappresentare materia, perché fa parte di un atomo, o può rappresentare energia. Però siccome è una particella sola, questi tre aspetti non si possono dividere. Sono aspetti di questa particella che in una certa situazione questa particella si comporta soprattutto come energia, in un'altra situazione come materia e un'altra come informazione, magari in un'altra un po' come informazione e materia. Quindi non abbiamo i concetti chiari in questo caso, perché per esempio l'informazione classica è un qualcosa che ha bisogno di un supporto fisico che viene dalla materia. Il bit del computer è un'astrazione, non c'è un bit, non c'è niente. Se uno apre un chip non vede bits, ci sono segnali elettrici che noi abbiamo architettato in maniera tale che possono rappresentare un bit. Quindi se c'è una tensione che va da questo livello a questo livello in un punto del circuito, questo rappresenta uno zero. Se è tra questo livello e questo livello, rappresenta un 1, e c'è una fascia di incertezza, e se il valore è lì, il computer sbaglia, perché viene riconosciuto da qualche parte come un 1, da qualche altra parte come 0. Quindi questa informazione, l'informazione che noi chiamiamo informazione classica, non può esistere nel vuoto, diciamo, deve esistere come rappresentazione fisica su un sistema fisico. L'informazione quantistica, invece, a livello fondamentale, è una proprietà proprio fondamentale della natura, dove il quantum bit può essere considerato il punto di partenza di questa, che è senza materia. E di fatto con configurazioni di quantum bit che sono entangled, che interagiscono tra di loro in maniera relativamente semplice, questo è quello che ha provato Dariano, il professor Dariano, possono rappresentare, per esempio,
un elettrone, oppure possono rappresentare una carica elettrica e così via. Quindi questa informazione pura può, quando si combinano un numero grandissimo di questi quantum bit, si possono poi manifestare come fisica, come ontologia. Nel caso delle cellule, l'informazione, quella che chiamo informazione viva, è un qualcosa che richiede ancora lavoro per poi renderlo operazionale, ma è un qualcosa che è tra l'informazione quantistica e l'informazione classica. L'informazione quantistica non ha un supporto fisico, l'informazione classica ha un supporto fisico, e quella dei sistemi di organismi viventi è a cavallo dei due, e quindi avrà bisogno di tutta una nuova scienza dell'informazione della vita. Una nuova è l'informatica della biologia, livello. Adesso non volevo finire perché avevo parlato di che cos'è l'amore. Va bene. Allora, come io come campo trasformo a livello del mio corpo, trasformo questo amore che provo, lo trasformo, io lo immagino come particelle elementari in punti particolari del cervello, del corpo, che permettono al corpo di agire sulla base di quello che provo. Quindi quello che provo non è nel corpo, ma poi le azioni che fa il corpo e che quindi dice ti voglio bene al figlio, sono causate da questa trasformazione da quantistica a informazione viva nelle cellule, in cellule particolari del corpo che devono rispondere, perché io mi sono abituato come campo a lavorare con il corpo. Quando ero bambino, capire come funziona il corpo, cioè non capire come funziona il corpo, ma proprio imparare a come usare il corpo attraverso questo processo di trasformazione da quantistica a informazione viva, e quindi diventa naturale per me, quando sento questo sentimento, di dare i segnali fondamentali che poi fanno dire, che fanno al corpo di dire, perché il corpo dica ti voglio bene, ci sono voluti un anno e mezzo di vita del bambino, no, che deve imparare a parlare, deve imparare a controllare il corpo, controllare i muscoli, controllare tutte queste cose qua, vengono attraverso l'interazione tra la coscienza del bambino e il corpo, no? Quindi questo avanti e indietro, si sono creati tutti questi meccanismi di comunicazione da informazione quantistica a informazione classica, informazione viva, e da informazione viva poi all'informazione classica, che è la parola che dice il bambino, la vibrazione dell'aria che fa il bambino attraverso tutti i muscoli del corpo. Il processo è di una complessità enorme, però è in principio non fa una grinza. Una domanda e dopo sentiamo gli altri. In questo senso esistono stati superiori di coscienza, però, in relazione al rapporto che si ha con questo mondo quantistico. Tu nel tuo libro descrivi questi stati diversi di coscienza proprio in relazione al rapporto col mondo quantistico. Sì, per esempio... Se puoi raccontare le tue esperienze in questo senso. Sì, per esempio, sì, ho omesso di raccontarvi l'esperienza che chiamo del risveglio, che è descritta sia nel libro Silicio che nel libro Irriducibile, perché mi sono dimenticato, ve la dico adesso, ma è stata il punto di trasformazione per me, in quanto quando volevo capire perché ero scontento e volevo capire
come funziona la coscienza, mi è venuta questa esperienza spontaneamente, un'esperienza che mi ha trasformato, mi ha fatto capire che la realtà era molto più sofisticata di quello che credevo. E allora, era il 1990, le vacanze di Natale del 90, ero in montagna con la famiglia e a sciare e in California, dove abito, e notte mi sveglio, mezzanotte più o meno, avevo sete, sono andato a prendermi un bicchiere d'acqua in cucina, poi torno a letto, niente di speciale, non era un momento particolare, cercavo di dormire, però faceva parte di quel periodo di tempo in cui veramente cercavo di capire cos'è la coscienza, perché ero scontento, cosa succede nella mia vita, eccetera. A un certo momento, mentre così ero, non avevo ancora cominciato a dormire, ma ero quieto, a un certo momento sento, dal petto mi esce un fascio di luce bianca scintillante, come tante scintille, ma bianca, ma è un amore così profondo che io non avevo mai provato in vita mia, non si può misurare, ma la cosa ancora più straordinaria era che veniva da me, cioè io non avevo mai immaginato che potevo essere io la sorgente di amore, certamente non di questo amore così potente, poi era un amore misto a gioia e un senso di essere a casa mia, cioè proprio di pace, no? Era questo sono io. E a un certo momento questo fascio scoppia e copre tutta la visuale, tutto l'universo, diciamo, ma c'era il senso che andava ben oltre la stanza in cui la stanza da letto. E io a un certo momento mi sono riconosciuto, perché la mia coscienza era parte di questa luce bianca scintillante che era dappertutto. Quindi mi sono riconosciuto, e ho pensato, questo è la sostanza di cui tutto è fatto, questa roba che sa d'amore, questa sostanza che sa d'amore, di gioia, di pace, sono io. E riconoscendomi, poi ho capito che questa unione che sentivo era che io ero essenzialmente il tutto che osservava se stesso, però col mio punto di vista, perché io non avevo perso, malgrado la realtà che vedevo, e non era la realtà fisica, però la vedevo col mio punto di vista, cioè io non avevo perso il senso di me, io ero sempre me stesso che osservavo me stesso, però quello che vedevo era questa sostanza, era il tutto, questa sostanza che vibrava, e il mio corpo tra l'altro vibrava, era come se le cellule del mio corpo fossero in risonanza tra di loro, cioè ero caldo, il corpo vibrava, le emozioni erano fortissime, come ho detto, il pensiero era questo è tutto ciò che, di cui, questo è la sostanza di cui tutto è fatto, e per la prima volta queste cose erano in risonanza tra di loro, cioè c'era un senso di unità, ed è proprio questa unità che mi ha fatto capire che questa era un'esperienza spirituale, nel senso che era un'esperienza di unione con il tutto. E poi è finita. Però da lì è cominciata tutta la mia trasformazione, che è durata poi sto ancora lavorandoci, non si arriva mai quando però questo è stato un passo fondamentale, perché mi ha permesso proprio di cambiare l'idea di chi ero. Io prima pensavo di essere separato dal mondo, essere un ente, essere un corpo separato dal mondo. Dopo questa esperienza, che sarà durata un minuto, massimo due minuti, cioè non so quanto sia durata in realtà, ma posso dire soggettivamente, questo da un minuto, io non ero più separato dalla realtà, io ero integrato con il tutto,
e era chiaro che quello che ho provato era un qualcosa, una parte di me che non può esistere nel corpo, quindi non può morire con il corpo. Io da quel punto in poi non ho più pensato che sarei morto. Cioè, è un'idea, cioè era incoerente pensare che sarei morto dopo aver avuto un'esperienza del genere. Quindi questa è stata veramente una trasformazione. Però adesso non mi ricordo più la domanda che mi avevi fatto. Hai risposto esattamente. Interessante perché ci metti tutti quanti in risonanza con questa realtà. Si percepisce la verità, no? Cioè c'è una vita dentro, non è un racconto, è assolutamente no, questa, ma la differenza tra leggere una cosa e poi ripetere quello che uno ha letto è un'esperienza vissuta, lo sapete tutti, è una differenza tra giorno e notte, ed è proprio quella la capacità che ci stiamo dimenticando in questo mondo in cui diventa tutto virtualizzato, ci stiamo dimenticando che noi possiamo conoscere soltanto vivendo quello che conosciamo. Cioè la coscienza è ciò che ci permette di conoscere diventando ciò che conosciamo. Cioè proprio la coscienza è la parte di noi che stiamo dimenticando perché il mondo ci dice che non esiste, perché tutto il mondo ci porta fuori strada alla fine, no? L'intelligenza artificiale, ma le macchine che sono più brave di noi, ma... Tutte queste stupidaggini qui, scusate il quasi French. E quindi la coscienza è l'aspetto fondamentale, è la ricchezza che abbiamo, è ciò che ci distingue dalle macchine, è ciò che ci... Se non fosse così, noi saremmo delle macchine. Ed è quello che ci dice la scienza. La scienza oggi ci dice siamo macchine. Quando il corpo muore, buonanotte ai suonatori. La coscienza se ne va perché è un fenomeno del cervello. Il cervello si disfa e con il cervello disfatto non c'è più coscienza. Punto e basta. Questo è quello che dice la scienza oggi. Ma la scienza non dà nessun valore di realtà, nemmeno la fisica quantistica oggi dice che la fisica quantistica non è semplicemente un'astrazione che ci permette di fare delle predizioni di ciò che si può misurare e basta, e si ferma tutto lì. Ma scusate, viviamo per misurare noi? Cioè, ma che discorsi sono? Tra l'altro la fisica non parla mai di cuore e di pancia. E io ho appena accennato al cuore e alla pancia, ma noi abbiamo questi tre centri, che sono centri metaforici, intendiamoci, ma sono centri in cui la parte della testa che conta per la fisica è soprattutto una piccola parte che si chiama la razionalità. La razionalità è fondamentale, è indispensabile. Ma non è la sola realtà nostra. Noi abbiamo immaginazione, inventiva, visione, abbiamo proprietà nella testa che pochissimi fisici usano, sono quelli che hanno cambiato la fisica nel corso della storia. La gran parte dei fisici usano quella parte che si chiama razionalità, fanno i conti, hanno imparato a fare i conti, li fanno bene, e fanno carriere, benissimo, non c'è nessun problema. Però ci dicono, quegli stessi professori ci dicono, ma guarda che l'intuizione ti inganna. L'intuizione è la sorgente più importante di nuove creazioni, nuovi punti di vista che va vagliata dalla ragione, ma non si può buttar via the baby with the bathwater, no? Come si dice? Il bambino con la... l'acqua sporca. Allora, e poi il cuore. Il cuore è quello che ci permette di connetterci, di avere empatia, di amare, di gioire, quello che ci dà soddisfazioni. E allora quello non esiste. E la pancia, cioè le azioni coraggiose, quando andiamo contro, per esempio,
anche quello nel nostro interesse, perché c'è, perché seguiamo il cuore che è quello che ci dice che è giusto fare così, e facciamo delle cose incredibili. Quello non conta, neanche quello. Ma ragazzi, ma allora abbiamo gettato via tutte le cose importanti che ci rendono umani solo per poterle studiare in laboratorio. Ma questo va benissimo, ma non diteci che tutto quello che può esistere è quello che si può riprodurre in laboratorio? Perché questo è quello che ci dicono alla fine. Quindi è ora di fare un passo avanti e di reclaim quello che è la nostra umanità. Altrimenti la nostra umanità viene cancellata, bruciata all'altare della razionalità, va bene, perché non si può misurare, quando loro stessi dicono che l'informazione quantistica non si può conoscere. Ma guarda un po', la scienza stessa ha portato i fisici al punto che devono riconoscere che i loro simboli non possono dare significato, non possono dirci cosa vogliono dire. E allora facciamo un passo avanti. Grazie. Volevo farle una domanda. Io da psicologa ho cercato di studiare un po' la fisica quantistica per comprendere meglio il tema della complessità. Naturalmente ci ho capito poco, perché non avevo proprio gli strumenti, insomma, per poter capire molto. Però qualcosa mi sembra di aver capito. Allora volevo chiederle questo. Quello che io adesso vedo in questa sala è la mia esperienza, naturalmente, e paradossalmente è come non esiste questo senza la mia esperienza. Cioè esiste lo stesso quello che vedo e che sperimento, anche se cioè, se io dormissi e non facessi esperienza di questo, esisterebbe ugualmente? Sì. O ecco, e come... Assumendo che lei possa non esistere, ma lei può non guardare, cioè ecco, posso noi non abbiamo guardare. La scelta di non osservare. Ok. E di fatto quando noi non siamo coscienti, non osserviamo i segnali del corpo. Per esempio quando dormiamo non siamo coscienti, no? È perché, secondo me, non è una teoria provata questa, ma secondo me, siccome noi pensiamo da bambini, ci identifichiamo con il corpo e distinguiamo ciò che il corpo può manipolare, quindi l'azione che uno può avere, e quello sono io, e invece ciò che non possiamo controllare è il mondo, no? Quindi il corpo è ciò che controlla il mondo è quello che è controllato oppure che controlla noi. E quindi il corpo ci dà dei segnali e noi diamo segnali al corpo, e è come l'interfaccia che abbiamo con un drone, quando controlliamo un drone, no? Il drone è, non so, in Afghanistan e ci manda segnali sonori e visivi dall'Afghanistan e noi li vediamo in uno schermo, ecco, oppure magari ci mettiamo un visore e vediamo un po', siamo più, un po' più vicini a quello che vede, tra virgolette, il drone. Il drone in realtà non vede niente, il drone prende segnali, li trasforma e ci rimanda. Non ha nessuna esperienza, non può avere esperienza, perché l'esperienza è un fenomeno quantistico. Quindi sono segnali codificati come glieli abbiamo fatti codificare noi, e noi li capiamo come li abbiamo codificati, e poi però noi abbiamo un'esperienza, ma l'esperienza non è nel nostro corpo, nemmeno. Anche noi trasformiamo quei segnali in altri segnali che chi siamo vedono. Esatto, cioè noi la costruiamo questa realtà. Questo volevo dire, cioè in realtà
questa esiste, diciamo, come materia. Esatto. Però la mia esperienza la costruisce questa realtà. Esatto. Non è, per esempio, stata, qui, non so qui come... in questo spazio qui, no, noi non vediamo niente, no? Però in questo spazio qui adesso ci sono 30.000 telefonate che avvengono, e se invece degli occhi avessimo dei cellulari potremmo vederli. Esatto. Cioè sentire, captare le informazioni che ci sono qui. Ok. Quindi noi costruiamo continuamente quello che diciamo chiamiamo realtà, no? In parte lo costruiamo così. Come, la cosa che mi chiedo è come facciamo a costruire tutti più o meno una cosa simile, perché tutti abbiamo gli stessi sensi più o meno, lo stesso cervello organizzato nella stessa maniera, la stessa cultura, siamo cresciuti in questo in Italia o in paesi simili, eccetera eccetera, va bene, perché se noi fossimo per esempio una cultura primitiva avremmo delle differenze non indifferenti di percezione. Ok, ma quindi è la cultura che ci, anche la cultura, che anche ci la consente la di condividere, certo, l'esperienza che stiamo facendo, certo, perché se altrimenti, voglio dire, siccome l'esperienza è inconoscibile ed è propria e ognuno ha la sua, certo, se non avessimo appunto un codice, come lei dice, comune, non... il linguaggio in particolare è fondamentale. Il linguaggio è nato, adesso non parliamo centinaia di migliaia di anni fa, cioè voglio dire, non è che l'uomo... Le scimmie non hanno linguaggio, no? Hanno un linguaggio di gesti, delle come si dice, gesti facciali, no? E con cui comunicano, però non hanno parole, no? Il linguaggio ha creato un layer, uno strato di informazione classica molto potentissimo, perché ci permette di articolare meglio quello che proviamo dentro di noi, perché quello che proviamo è un fenomeno quantistico, che quindi è dinamico, non è mai lo stesso momento dopo momento, è un tutt'uno che si continua a trasformare, e quindi è difficile fermarlo, è difficile analizzarlo, è difficile da cogliere, e quindi le parole ci permettono, i simboli classici ci permettono non solo di dire quello che proviamo, una parte di quello che proviamo, ma anche di memorizzare a lungo termine la nostra esperienza, perché l'informazione quantistica non ha memoria a lungo termine, cioè esiste soltanto per un tempo molto breve, e come si sposta nel tempo, quindi se noi non lasciamo una traccia di memoria, non avremo memoria del nostro passato. Quindi anche quello cambia, tutta l'idea di chi siamo e così via cambia, appunto considerando che l'informazione quantistica non ha memoria, e la memoria proviene da informazione classica. Quindi l'informazione classica è fondamentale, e quindi i simboli, la fisica classica è fondamentale sia per la memoria che ci permette a lungo termine, che ci permette di risalire al nostro passato e così via, e sia alle comunicazioni verbali. Prego. I simboli sono anche gli archetipi. Non ho capito, mi scusi, i simboli sono anche? Gli archetipi. Gli archetipi... Come li non, devo dire che non sono un cultore della psicologia, in questo caso Jung mi pare, proprio che da fare distinzioni sottili, ma da quello che capisco gli archetipi di Jung sono delle strutture che però sono anche strutture esperienziali, non solo simboliche, che noi condividiamo, no? Sì.
E quindi secondo me sono sia quantistiche che classiche in questo caso. Sì, non sono solo classiche, cioè non è solo simbolico l'archetipo, è anche rappresenta dei significati, no? Infatti si riferisce forse ancora più ai significati che ai simboli, perché i simboli possono cambiare, ma il significato è lo stesso per tutti. Sì. Cosa ne pensa dei fenomeni paranormali visti dalla fisica quantistica? Beh, i fenomeni paranormali sono chiaramente si possono spiegare con questa teoria, mentre non si possono spiegare assolutamente con la teoria in cui la coscienza è un epifenomeno del cervello. Quindi, essenzialmente, questa teoria permette di spiegare in principio quasi tutte. Quasi tutti i fenomeni paranormali che io conosco, quindi autobody, esperienze di premorte, tutte queste cose, chiaroveggenza, però non la chiaroveggenza, se c'è una chiaroveggenza che viola il libero arbitrio, questa non è possibile, per esempio. E di fatto non è che ci sia una chiarezza se la chiaroveggenza ha violato o no il libero arbitrio. Però il libero arbitrio esiste ed è fondamentale in questa teoria, quindi deve essere preservato. Dove è il pensiero? Come? Dove è il pensiero? Il pensiero è sono i qualia dell'ente cosciente, quindi di questo campo, sono qualia del campo pensieri, come le emozioni e come le sensazioni del mondo fisico. Anche le sensazioni del mondo fisico, il sapore del cibo, non è nel cervello, è nell'ente cosciente. E tutte le sensazioni e sentimenti. Sì. Innanzitutto le voglio molto bene. Grazie. Il racconto che lei ha fatto è prova del fatto che lei si è conquistato un rapporto col suo spirito in una passata incarnazione. E il motivo per cui io sono venuta qua, magari è diverso da quello di tutti gli altri, è perché sono nata 21 anni dopo di lei, ma probabilmente ho dei messaggi per lei e ritengo che, visto che lei parla di fisica quantistica, io facevo fisica e matematica all'università, sono andata a fondo nella fisica e ho trovato i punti vuoti di significato, proprio perché non si collegano con la vita come lei ha perfettamente percepito. Ho sentito 3 anni fa la sua prima intervista, ho detto finalmente un uomo che è alla ricerca della scienza dello spirito. Ora, la scienza dello spirito è stata formulata a partire dall'inizio del secolo, dopo la filosofia della libertà, da Rudolf Steiner. Però qui ci sono, alzate le mani tutti quelli che sono antroposofi in questa sala, per favore, alzatele queste mani. Ecco, allora, è una realtà. Io ringrazio Dio del fatto che quando mi sono iscritta all'università a Milano e venivo dal liceo scientifico, ho fatto una scelta molto prima di arrivare alla depressione, perché io venivo da una famiglia cristiana e voglio dire questa cosa perché dietro di voi c'è un crocifisso. Ma in tutti questi discorsi pare che, anche se siamo in una sorta di tempio cristiano, ci sia il grande assente. Ma Gesù Cristo in tutta questa faccenda, nella fisica quantistica, è ammesso? Lei lo percepisce, cioè le sue parole io le potrei interpretare dicendo che quella sensazione di unicità, di quel mondo che è solo suo, che la fisica quantistica considera non clonabile, in realtà è quel rapporto che San Paolo dice il Cristo è per ognuno di noi, non è venuto per tutti, è venuto per ognuno di noi in modo diverso. Quindi diciamo che io avrei potuto imboccare una stessa carriera tipo la sua, ma quando sono entrata al Politecnico, anche se insomma la facoltà di fisica e matematica
non è proprio il Politecnico, ho sentito la mia anima che inaridiva, perché io ero entrata perché volevo conoscere i massimi sistemi e questi sistemi sfuggivano, peraltro ero già in televisione a quell'epoca, quando entravo in sala suonavano Portobello, ma il fatto che oggi se io cerco di riunire le persone ne arrivano alcune che sono già pronte a nuotare controcorrente, ma se lei, chiamato da Ippocrate.org, arriva, come vede, la sala è piena e io sono felice per lei, perché lei ha un potenziale. In un certo senso, così come io sto scontando il fatto che ho vissuto in televisione, ho visto la merda della televisione e ho cominciato a sputare. Così, ha una domanda dietro. Da fare. No, la domanda è come mettiamo insieme la realtà calma, della libertà con l'uomo? Perché può fare la domanda con calma, per favore? Nell'interiorità l'uomo calma, vive qualcosa. Favore. Scusi? Può fare la domanda con calma, per favore? Lei mi sta usare parolacce, grazie. Mi posso fermare? Ma era proprio nel rispetto del tempo, che in realtà non esiste, ma esiste la velocità della comunicazione, che cercavo di toccare quest'uomo. Cioè vorrei trovare il modo di toccare il suo spirito e di dirle che io forse mi sono preparata per 64 anni per poterle dare in un incontro che spero di riuscire a ottenere da lei tutto quello che le manca per vedere la via. E per dimostrare alla medicina, alla politica, alla scienza di oggi che la via è già stata scritta, ma richiede almeno 33 anni di studio continuato. Sono qui a servizio, se le serve. Grazie. Premetto che io la conosco solamente questa sera e penso di aver fatto un'esperienza molto positiva, le sue parole mi hanno interessato molto. Quando lei parla di questa cosa interna, assolutamente originale, non riproducibile, che poi viene trasmessa all'esterno con dei segni convenzionali, mi ha fatto venire in mente, chi lo sa, forse reminiscenze di gioventù, l'anima. Che cos'è l'anima? È una definizione convenzionale che l'uomo ha dato a quello che lei ha detto, l'uomo ignorante di fisica, l'uomo ignorante come me di fisica, soprattutto quantistica. Lei ha una definizione dell'anima? C'è una definizione dell'anima di tipo quantistico? Oppure l'anima non esiste? Badi bene che io non sono un religioso, non sono un professante, è una domanda così alla quale sono curioso di sentire la sua risposta. Ma io non ho cercato di equiparare i concetti che uso con molte delle definizioni o parole che sono usate nelle varie religioni, per esempio, dove ci sono grandi differenze per le stesse parole, e quindi quell'aspetto lì non l'ho fatto, perché a me interessa arrivare all'essenza del problema. Quello che posso dire è che, cioè, se mi riferisco a quel poco che capisco dell'anima come mi è stata spiegata dalla religione cattolica, perché sono stato cresciuto con le nozioni della religione cattolica, allora, quell'anima lì sarebbe più o meno l'equivalente di quello che chiamo la seiti, io nella mia teoria, cioè questo ente, questo campo cosciente che ha tre proprietà. Ha la proprietà di avere una identità, cioè sa che l'esperienza che sta avendo è la sua esperienza e quindi la può dirigere con libero arbitrio. Il fatto di sapere che la sua esperienza è la sua esperienza, che l'esperienza che sta avendo è la sua esperienza, si chiama coscienza, quindi ha coscienza, ha libero arbitrio, quindi può agire con libero arbitrio, ed ha identità. Identità, coscienza, libero arbitrio o agentività. Dico agentività perché agire con libero arbitrio è più di dire ho libero arbitrio.
però in realtà avere il libero arbitrio senza poter agire non avrebbe nessun senso. Quindi il libero arbitrio è semplicemente, in questa teoria, la capacità di decidere dove osservare, cosa osservare, e quindi trasformare in significato, e l'azione è, anche questa di libero arbitrio, è di decidere quale parte della propria esperienza trasformare in simboli per comunicarli. Poi i simboli generalmente sono messi in questa realtà simbolica, come faccio io, li metto in questa realtà simbolica, poi ciascuno di voi li capisce a suo modo, ascolta, magari alcuni di voi non li ascoltano, in ogni caso sono esposti, sono condivisibili, mentre la mia esperienza è privata. Allora l'anima è questo aspetto che sopravvive il corpo, come questo, la seiti è questa parte che controlla il corpo, quello che avevo chiamato il campo quantistico, che controlla il corpo, e il corpo, quando il corpo muore, la seiti non va da nessuna parte, perché esisteva prima del corpo e esiste anche dopo il corpo. Quindi questa teoria è coerente con la gran parte delle religioni, che dicono che c'è qualcosa di noi che rimane dopo la morte del corpo. Quindi questa teoria permette di collegare spiritualità e scienza in maniera perfettamente logica, coerente, e quindi fa un passo avanti sia da parte della scienza che da parte della spiritualità. Quindi, prego. Salve. Allora, me l'ho preparato una domanda molto lunga, ma ho deciso di sintetizzarla in un secondo. Apprezzata da tutti. Lei prima ha descritto quello che viene chiamato, in contesto psicologico, processo espanso di coscienza. Una volta si diceva stato non ordinario di coscienza, quando parlava della sua esperienza. Va bene. E dagli anni 70 in poi, più o meno, la psicologia transpersonale cerca di costruire dispositivi terapeutici che utilizzino i processi espansi di coscienza a scopo di cura. E se ho capito bene, le teorie a cui lei fa riferimento possono descrivere in maniera innovativa e piuttosto articolata i processi espansi di coscienza. Allora, la mia domanda era semplicemente se c'è qualche contesto di cui lei abbia conoscenza, accademico, di ricerca, in cui la psicologia transpersonale si incontra con le teorie quantistiche che lei descriveva. Cioè, se c'è un ambito di ricerca nel globo, da qualche parte, in cui ci si occupa specificatamente di questo incontro tra la teoria e la tecnica terapeutica che utilizza processi espansi di coscienza. Per il momento no, anche perché questa teoria è nuova, è uscita negli ultimi 2 anni, quindi pochi la conoscono e mi do da fare per farla conoscere più. quindi poi naturalmente le ricadute a tutti i livelli, sia a livello terapeutico come a livello proprio di spiegare come funziona la realtà e soprattutto a ridarci il senso di chi siamo. Perché il senso di chi siamo oggi è sotto attacco da una parte dall'intelligenza artificiale, dall'altra dalle idee materialiste e riduzioniste che ci riducono a un corpo fisico e basta. Quindi è fondamentale questa trasformazione che avvenga, perché è l'unico modo in cui potremo risolvere i problemi che abbiamo davanti, ne abbiamo tanti, soprattutto il problema climatico, e poi naturalmente l'intelligenza artificiale, questo movimento che c'è verso la congiunzione di biologia e intelligenza artificiale attraverso cyber, come si dice, come si chiama? Mi scappa la parola, comincia a essere tardi anche per me. Comunque cioè la combinazione di biologia e computer, no?
No, no, cibernetica. No, cyber, si dice, sì. Cyborg. Cioè l'idea di combinare intelligenza artificiale con biologia porta a questa, quello che è stato chiamato cyborg anche nel passato, e questa è una cosa veramente che di solito non ne parlo, perché però sta avvenendo in molti laboratori del mondo, ed è una cosa che può essere traumatica, nel senso che a quel punto può creare strutture che ci scappano di mano. Mentre l'intelligenza artificiale non sono convinto che può scapparci di mano, potrebbe scapparci di mano se facciamo delle stupidaggini come società, però è controllabile. Cyborgs no, perché la vita è cosciente, quindi enti coscienti che noi non conosciamo si possono attaccare a questi cyborg e controllare questi cyborg per quelli che sono i loro obiettivi, e noi non abbiamo nessun modo di fermarli. Cioè non è diventa qualcosa, cioè mentre l'intelligenza artificiale non ha libero arbitrio e è solo informazione che gioca con altra informazione, però non ha coscienza, allora è molto meno pericolosa dei cyborg che hanno coscienza e hanno anche intelligenza artificiale. Quindi è una doppia, un'arma potente. Non sono io che decido, dovete... Grazie. Il mio cuore batte, quindi mi emoziono. Che cosa muove il battito del mio cuore? E questo è il punto. E immaginare che il sentimento arriva, batte, fa battere il cuore, poi quindi ci emozioniamo, è un bel cambio di prospettiva. E che cosa ancora muove i sentimenti? La mia, come dire, visione della realtà mi porta a immaginare uno spazio-tempo animato. Cioè noi non siamo né in uno spazio-tempo, noi siamo spazio-tempo animato, o meglio, siamo un frattale, una forma, una delle molteplici forme in cui lo spazio-tempo animato si manifesta. E questo mi mette in pace con la fisica, con la medicina, con con la religione, con lo spirito, con tutto. Sostanzialmente è un'ipotesi sulla quale mi sento a mio agio. La domanda è, perché non è considerato scientifico affermare che un essere vivente può essere spazio-tempo animato? Lei che ne pensa? Ma io... La teoria che ho esposto, noi non esistiamo nello spazio-tempo, è lo spazio-tempo che esiste in questa realtà più vasta dove esistono questi campi coscienti, queste seiti. Quindi questo spazio-tempo in realtà è una costruzione che è fatta in gran parte dai sensi, dal cervello nostro, e quindi è in parte oggettivo e in parte soggettivo. Quindi per il momento non posso dire di più perché non so di più, però è chiaro che lo spazio-tempo è un aspetto che anche i fisici non hanno ancora capito, e quindi ci sono molte domande sullo spazio e sul tempo, e certamente c'è un aspetto soggettivo sullo spazio-tempo che fa parte del problema. Buonasera. Ho due domande. Una di carattere pratico-tecnico. Non sarebbe il caso di tornare all'elettronica analogica? Non è stata abbandonata troppo presto? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: qual è la sua posizione rispetto
alla teoria dei sistemi complessi come alternativa al riduzionismo? Grazie. Allora, l'elettronica analogica non è stata abbandonata. In realtà, per esempio, soprattutto con l'avvento delle reti neurali, ci sono un certo numero di ditte che stanno sviluppando circuiti integrati che sono analogico-digitali, e la parte di calcolo e la parte più importante, diciamo, è analogica, e poi la parte digitale è per connettere la parte analogica al resto dei sistemi digitali. Io stesso, 30 anni fa, quando studiavo le reti neurali, usavo elettronica analogica, usavo un transistor con porta flottante come memoria da 3 a 4 bit analogica, però quindi con più valore di 3-4 bit classici, e questo transistor faceva memoria non volatile, una moltiplicazione, un'addizione, e i dati erano, non dovevano essere spostati al computer, all'unità centrale, poi di nuovo alla memoria, quindi l'operazione era fatta direttamente dal transistor dove si trovava. Quindi questo portava a un miglioramento non solo della potenza di calcolo, ma soprattutto della potenza dissipata a valori molto alti, da 100.000 a un milione di volte. La seconda domanda me la sono dimenticata. Quindi era cosa ne pensava, qual era la sua posizione rispetto alla teoria dei sistemi complessi come alternativa al riduzionismo? Non capisco, i sistemi complessi sono riduzionistici, come sono? No, sarebbero proposti come alternativa al riduzionismo. Ad esempio, io non sono d'accordo. No, ma io neanche io sono d'accordo. Cioè, i sistemi complessi, come sono studiati, tra l'altro sono quasi sempre studiati come sistemi classici. Per esempio, la vita è studiata come un sistema classico complesso, e sono studiati come se potessero essere l'equivalente, potessero spiegare la coscienza. Non possono spiegare la coscienza, non possono spiegare fenomeni emergenti che siano di più della somma delle parti. Cioè, le parti che interagiscono, possono avere delle proprietà che puoi chiamare emergenti, però quelle proprietà emergenti non sono di più della somma, cioè dell'interazione di queste parti. Invece, nella fisica quantistica, quando uno combina degli stati quantistici puri, può creare uno stato quantistico nuovo che è molto di più della somma delle parti. Ed è questa proprietà della fisica quantistica che è fondamentale anche in questa teoria. Cioè, gli stati puri diventano, che si combinano attraverso la sovrapposizione quantistica, diventano un nuovo stato puro, e gli stati che hanno formato il nuovo stato puro non esistono più come stati puri, diventano stati misti. E quindi è tutto un modo diverso di concepire come funziona la realtà. Cioè, la somma, nella fisica classica, un sistema è semplicemente la somma delle parti. Non c'è nessun overarching system che può controllare tutte le parti. Mentre in un sistema quantistico, la somma delle parti crea un nuovo ente che trascende la somma delle parti, che è di più, ma molto di più, della somma delle parti. Lo vediamo già a livello di un elettrone e un protone che si combinano e formano un atomo di idrogeno. L'atomo di idrogeno ha delle proprietà che sono completamente diverse dalle proprietà delle parti che lo hanno creato. Guarda un po'. Farei ancora due domande, chiudiamo dopo perché sono le 11. Mi sembra che c'era prima... Ci sono delle mani alzate qui da almeno 15 minuti.
Ma io non sono il direttore d'orchestra, quindi io sono uno dei players. Allora, dopo te lo passo. Allora, mentre parlava... Volevo fare un'osservazione. Diamoci un limite, un quarto d'ora, se il professor Pagin è d'accordo. Quindi più breve la domanda, e più persone potranno fare la domanda loro. Quindi veramente 30 secondi grassi per la domanda. Va bene. Allora, mentre parlava, mi veniva in mente la scena del film di Non avrei altro Dio all'infuori di me, di Kieslowski, che c'è il padre che calcola tutto, ha questa capacità matematica di calcolare probabilità e tutto, e dice al figlio che può andare nel lago gelato, e mentre è nel suo studio si rompe la boccetta dell'inchiostro, e in quel momento si rompe il ghiaccio dove aveva calcolato che doveva tenere, e il figlio muore in qualche modo. Allora mi chiedevo, nella fisica quantistica, come viene letto la coincidenza, quindi due eventi che accadono contemporaneamente e il nesso che li lega, e poi rispetto alla probabilità, che nell'altra cosa è più cose che accadono e determinano quello, questa previsione di cui lei parlava, da che cosa è data la previsione nella fisica quantistica? Diciamo che se, specialmente quando un ente cosciente abita, opera attraverso un corpo, è incarnato, la gran parte delle nostre decisioni non sono decisioni di libero arbitrio, sono decisioni in cui noi andiamo d'accordo con quello che decide il corpo, perché abbiamo dato al corpo il potere di decidere per noi. Immaginiamo come quando guidiamo, per esempio, quando guidiamo, noi guidiamo come un robot, cioè prestiamo attenzione a quello che succede, ma se non vediamo niente di strano, il corpo guida tranquillamente, e l'informazione che ha il corpo è prima della nostra coscienza, in un certo senso. Quando siamo in automatico questo succede, però se noi vediamo qualcosa che non va, immediatamente prendiamo il controllo e cambiamo qualcosa dall'automatismo. Quindi finché siamo in automatico, un ente cosciente più potente di noi può immaginare, può calcolare quello che succederà, cioè perché diventa prevedibile. Quando uno funziona come macchina è prevedibile, quando uno invece funziona con coscienza, con libero arbitrio, non è più prevedibile. Quindi la prevedibilità ha bisogno che uno si comporti soprattutto come macchina. E quindi si può predire, certe cose sono prevedibili, altre no. Oppure si possono prevedere, come nella fisica quantistica, due o tre possibilità, e uno può scegliere quella che ha la probabilità più alta di succedere, però non è certo che succederà quello che è predetto. Cioè, è possibile prevedere il futuro se uno sa fare i conti prima in un tempo più veloce del tempo reale, no? Quindi usiamo il computer per vedere dove sono i satelliti fra 5 giorni, per dire, no? Quindi quindi quello lì è vedere il futuro, no, è semplicemente calcolare le cose che sappiamo calcolare, perché il sistema è deterministico. E le coincidenze sono appunto sono cose che sono state, come dire, che quello che noi desideriamo è un qualcosa che entra in una specie di struttura computazionale quantistica che io non, di cui non ho ancora nessuna idea precisa, però che permette di fare predizioni
e anche accontentare quello che noi vogliamo. Io so, per esempio, che certe cose che ho desiderato sono avvenute e non avrei mai immaginato che potessero avvenire. Per esempio, vi do un esempio perché è interessante. Io 5 anni fa qualcuno mi ha chiesto: ma tu quando muori cosa vuoi lasciare? No? Intendeva qualcosa di concreto, cosa vuoi lasciare? Io ci ho pensato un attimo e ho detto: ah, ecco, sì, voglio, e l'ho detto con intenzione, no? Voglio che da 100 a 200 dei fisici che sono più avanzati nel mondo, e l'ho detto proprio del mondo, non dell'Italia o degli Stati Uniti, ma del mondo, continuino il mio lavoro. L'ho detto e non mi sono più preoccupato, perché penso di vivere più a lungo, quindi perché devo preoccuparmi adesso. E allora, 3 mesi fa, adesso 4 mesi fa, 4 mesi fa mi telefona qualcuno e mi dice: io sono un studente di fisica dell'università qui del Politecnico e studio fisica e sono il presidente dell'Associazione Internazionale dei Fisici del Mondo e abbiamo un congresso quest'anno perché eleggiamo il vincitore dei fisici più bravi del mondo, e qui abbiamo i fisici più bravi che hanno vinto il concorso nazionale di 35 paesi e vorrei che lei venga qui a Milano a farci una conferenza perché ho letto il suo libro e mi piace molto e vorrei che questo libro fosse discusso con gli studenti. 245 studenti di 35 paesi mi hanno anche pagato il viaggio. E se qualcuno mi avesse chiesto 5 anni fa, ma tu come fai ad avere accesso ai più bravi fisici del mondo, va bene, io non avrei mai saputo figurarmi che si poteva organizzare una conferenza così e così via, cioè poi dovevo organizzarla io, cioè il mondo mi ha portato la soluzione a quello che avevo espresso, guarda un po'. Però se posso fare una considerazione rapidissima, perché sono i fisici più bravi del mondo? Ma perché noi fisici siamo arroganti. Ah, ho capito. Non ci credo che voi siate arroganti. Almeno lei non lo è assolutamente. No, ma non importa. Era professore, le chiedo solo una cosa. L'informazione quantistica. L'informazione quantistica come fa a formare i ricordi a lungo termine? Come fa? A formare i ricordi a lungo termine, cioè la nostra memoria. L'informazione quantistica, cioè è l'ente quantistico con libero arbitrio che è cosciente e che deve lasciare delle tracce della fisica classica di quello che vuole ricordarsi. Quindi lo fa nello stesso modo con cui comunica con il corpo, cioè trasformando esperienza in informazione viva. Stessa maniera. Grazie. Prego. Abbiamo ancora 5 grassi minuti e dopo chiudiamo. E abbiamo 10 mani alzate. Sì, sarà un problema. Professore, la mia domanda è in linea con quello che lei ha appena raccontato del modo in cui lei ha attratto la sua realtà, la realtà a cui lei teneva, no? Ecco, volevo chiederle che cosa ne pensa della teoria del fisico russo che si chiama Vadim Tseland, che ha creato il transurfing, e lui dice che esistono, almeno se ho capito bene, perché io non capisco molto di fisica, comunque capisco un po' in modo descrittivo, ecco. Lui dice che esistono diverse realtà potenziali, ecco, di cui solamente una si manifesta nel qui ed ora, quindi collassa nella nostra realtà, e questo accade a seconda di quello che noi immaginiamo
visualizziamo e soprattutto la risonanza in cui noi siamo. È possibile? È coerente con quello che dico? È coerente, sì. Ecco. È possibile. E quindi ma questo che lui chiama collasso, in realtà non è un collasso per niente, è proprio la combinazione di tutte le decisioni di libero arbitrio che noi abbiamo fatto, va bene, che portano a questa realtà. Ha capito? Ecco. Più le decisioni, e le decisioni di libero arbitrio includono anche tutte le decisioni di non libero arbitrio che sono il nostro corpo fa, perché è quella parte lì che è arrangiabile. Anche le decisioni di libero arbitrio che noi faremo, uno può prevedere, perché cioè in realtà una decisione di libero arbitrio a cui noi normalmente avremmo lasciato andare, che avrebbe fatto il corpo, ma noi abbiamo visto che il corpo la fa, ma non siamo intervenuti, per esempio, se noi interveniamo, ecco, per esempio, in quel caso la predizione che avrebbe fatto un qualcuno non si avvererebbe, perché noi siamo intervenuti e abbiamo cambiato qualcosa che normalmente non avrebbe cambiato. Certo, e questo ha a che vedere col film di Spielberg, Minority Report, presente, dove, per esempio, sì, un film, sì, di fantascienza in cui c'erano dei, sì, c'era, sì, la possibilità, vabbè, di predire il futuro, però alla fine si dimostrava che il futuro non è possibile predirlo, perché tutto il futuro non è prevedibile momento. Completamente, però in gran parte è prevedibile, no? Ecco. Cioè, soprattutto per esseri come noi che siamo incarnati e che siamo in gran parte controllati dal corpo, cioè noi facciamo quello che vuole il corpo perché pensiamo di essere il corpo e ci siamo talmente investiti che non ci accorgiamo che molto spesso andiamo d'accordo con quello che dice il corpo. Ogni tanto però non lo facciamo, e quando non lo facciamo, quello è un esempio di vero libero arbitrio, perché il corpo sarebbe andato a destra, noi diciamo no, non mi va, andiamo a sinistra. No, e quello, ecco, quando interveniamo in quel modo, quello è quasi sempre una decisione di libero arbitrio. Sono le 11, scusa, sono le 11 e non si può. Ancora una domanda e chiudiamo, perché sono le 11, il professore è stanco. Dico giusto. Devo alzarmi presto. Devo alzarsi presto, quindi. Domani sono a Pescara. La faccio molto breve, semplicemente volevo chiedere, nella fisica quantistica, il rapporto con la comunicazione non verbale, se c'è e come visto, brevemente. La comunicazione non verbale in realtà è spesso molto sottilmente classica, nel senso, io quando ero innamorato e guardavo gli occhi della mia futura moglie, c'era qualcosa negli occhi che io capivo e lei capiva, e entravamo in una forma di risonanza, no? Quindi però questa risonanza, che era una risonanza quantistica, era legata anche ai simboli classici, che erano il movimento degli occhi, come gli occhi si muovevano e così via, no? Anche i gesti del viso e così via. Quindi molta gente capisce l'altro attraverso gesti non verbali, che sono però informazione classica. Bene. Ringraziamo il professor Fagin per la sua grande generosità, veramente la sua grande generosità. Ci è chiarito questa... Ah, se qualcuno vuole che il libro...
Ah sì, se qualcuno vuole si è firmato il libro, questo è il momento. Avete portato il libro da... Ecco, qua arrivano un po' di persone. Allora, io volevo prima di andar via ricordarvi una cosa. Volevo ricordarvi una cosa. La scuola di Ippocrate con questo incontro, dobbiamo fare un altro anno. Guardate il programma della scuola di Ippocrate che è aperta ai medici, agli psicologi e ai sanitari. È un'occasione per creare assieme una comunità terapeutica che cambia, che vede la realtà con un altro paradigma. E quindi questa può essere un'occasione di formazione. Grazie a tutti.